Allora, ragazzi, visto che stiamo trovando turchi, arabi, cazzi e mazzi, mettiamo le vicinanze, giochiamo sempre più o meno con la stessa squadra, vediamo se questo riusciamo a far debuttare, anche se è un nano poi più che altro. Vabbè, comunque, vediamo, dai. Oggi è lunedì per voi, io sto registrando sempre di domenica, buongiorno a voi. E vediamo come la va. Terzino mattato, il terzino offensivo che unisci alle azioni dell'attacco nelle vie centrali. Vabbè, ah, già, no, tre tacco accettato, li mortacci via, no, annulla, 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 non annulla, fuori casa. Wisan Islam, cioè ieri avete visto con chi cazzo ho pareggiato io, con un ex divisione top 200. No, vabbè, non ci credo, vabbè. Qua c'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Impossibile. C'è qualcosa che non va. No, meno giallo. Dimmi che se frecciaggio niente, raga. Questo sempre freccia cazzi in culo. Vabbè. Mica c'ho meni come sta. Niente, raga, la faccio debuttare, dai. Questo per me va di cross, comunque vediamo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Le aspettative sono Ma aumentate vabbè. perché questa è una dei giorni dell'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, calcio di punizione per il Boh. prossimo gioco. Divisione 3, trovo il D1. Avranno gli sminchiati Bersaglio nuovo. avversario intercettando il pallone. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Io penso che la versatilità di Lucas Hernandez possa essere la chiave dell'incontro di oggi. È un terzino che dà equilibrio alla squadra e che sa interpretare in modo brillante entrambe No, le c'era fasi del troppo gioco. basso, troppo a Se centrocampo questa squadra stanno. Ma riesce che a cazzo è contrastare successo? queste attese, cercano un'azione veloce. L'arbitro Fuori dopo gioco. un'assistenza Vabbè, di guardia vabbè. linea dice che c'è stato offside. Vabbè. La mette sulla sinistra. Oh! Prova a cogliere il passaggio. Ma perché Pavard, raga? Sinistra. Perché? Me l'ho spiegato, raga. No. Valverde può colpire. Non potevano desiderare un inizio di partita migliore di questo. Un gol nei primi minuti, segnato dal giocatore simbolo, ti dà la carica per il resto dell'incontro. Adesso per gli avversari è tutto in salita. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Bayern di Monaco si trova già in svantaggio, un pessimo inizio. Gioca con un pallone lungo. Ah, tre tac, ho sbagliato io ad accettare, raga. Ho sbagliato io ad accettare, raga. Ho sbagliato io ad accettare, Situazione, ma il tentativo non ha dai. Ho fortuna. sbagliato io. È occasione Ho persa, ma sbagliato io si ad tratta di un buon accettare, passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. raga. Ho sbagliato io ad Palla che va a accettare. finire in calcio d'angolo. Vabbè, dai, mea Gerard a colpa, pochi dai. Buttiamo centimetri al presenta il cesso pallone dall'area di una rigore. partita. Lewandowski.
Perché non la... No, già me, mannaggia. Ecco Maradona. A sinistra con il passaggio. Ah, raga, c'ho ritardo, c'ho. Vabbè, dai. La quitto, vedete che andiamo avanti. Ah, vedete? Proprio ritardi enormi, raga. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Tocca con la testa e non trova la porta da un passaggio ha fatto, non col bitest. E vai però, perché sei fermato? Costruiscono la manovra con sicurezza. Ma sei serio? Maradona, Guiri. Sulla destra. Ancora una volta la difesa non regala niente. Il portiere la spedisce su. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. La mette in avanti, si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Hernandez. Vince il duello alla fa sua. Prova a cambiare la situazione con la giocata in avanti. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Alto arbo del cazzo. Alto arbo del cazzo. Come non è fatto? Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento eccellente. Va alla ricerca di un compagno davanti, se ne va. Ecco l'opportunità per Maradona. La gioca all'indietro. Vabbè. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Passaggio sulla destra, vede lo scatto e cerca la profondità, c'è il cross. Che cazzo, mica non stava segnando, è assurdo. Che gol di merda, raga, non ci credo. Si ricomincia da una situazione di parità. Ma com'è che non fischia un cazzo di fallo sto pezzo di merda, Vabbè, dai. Vabbè. Ma perché, scusate, io perché non gliel'ho data a lui? Fuori gioco. Ma io però, raga, non posso prendere gol sempre. Oltre il tempo scaduto, raga. Non è possibile, raga. Ma non è possibile. Ma non è possibile, dai. Ma non è possibile. Ogni cazzo di volta, oh. Ogni cazzo santissima di volta, oh. E che palle. Ma che palle così.
Ma che palle, Wanyu! Stai giocando a tre tacche, hai laggato! Ma dai! Ma dai! Ma dai! E Konami, e dai! Madonna mia, e che cazzo! No, non mi devo innervosire. Segna, tempo scaduto e non mi devo innervosire. Questo sembra che ne ha 8.000 in difesa. Ma guarda, quanto cazzo è culo! Ma vabbè. Raga, io vabbè. Cuti, serve il compagno più indietro. Cross di Danilo. Madonna, ma c'è gol a fa Danilo. Cerco. Debutto, voglio, debutto a gol. Al debutto a gol, vai. Ma cazzo, quanto ha di testa questo? Impossibile. Parte del merito del gol va al compagno. Gli ha servito una palla forte, ma molto precisa. Questo è il colpo di testa 63, non ci credo. Finalizzazione 87 però. Madonna, madonna santa dell'ingolonato. Madonna mi cosa cazzo sto assistendo, Wanyu. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Vede lo scatto e cerca la profondità. Oh! Ma no, raga, mi venevo di spaccargli la gamba a questo, raga. Per quanto cazzo mi sta laggando. Per quanto cazzo mi sta laggando, sto pezzo di merda di dove cazzo. Di che paese sei, non lo so. Oh. Ma dove cazzo l'ha dato la palla a quello? Oh, Deli, e perché ti... Ah, beh. Difesa alta? Boh, vabbè. Questo mi muore sempre, oh. Che cazzo metto? Vai Gabriel. Rapace d'aria! Rapace d'aria! Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente... Minchia, tutte le tacche su ha messo. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti non si è messo in campo, la mette dentro. Fuori. Anche se solo con un gol di scarto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore.
Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Oh! Intervento decisivo. Prova a darla profonda nello spazio. Ecco il lancio. Ci mette una pezza. Prova a tirare al volo. Madonna, me san di ciupiglia. Guti è morto. Ti è morto. Vai. Beh, hai vinto. Perché? Che è successo? Ho vinto. Cioè, allora, ricordiamoci quello di prima. Ma è questo? Vabbè. Andiamo avanti, ne faccio un altro, non la volevo registrare. Forme, come varia la condizione del giocatore, incrollabile vuol dire che le condizioni non varierà di molto. Le estensioni portiere indica la no. No, raga, qua c'è qualcosa di qualcosa che non va, raga. Qua c'è qualcosa che non va, raga. Qua c'è qualcosa che non va. Qua c'è qualcosa che non va. Statistica, velocità indica quanto è veloce il giocatore senza pallone. Boh. Falso. Testa a testa, come testa a testa permette al giocatore di seguire gli avversari con due passetti. Questa mossa. No, no, a nulla. Qua c'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Vediamo. Allarga. Se escono 2, 3, 4, 5 tac. 4 tac. Ragazzi, c'è qualcosa che non va qua. Rigore. Più tieni premuto il tasto tiro, più la potenza cresce a discapito della precisione. Questo è il cazzo. Stili di gioco, taglia al centro, tende a tagliare verso l'interno per ricevere passaggi. Raga, funziona. Ragazzi, qua la vedo dura, eh. Doppio tocco consente di eseguire rapidamente un doppio tocco. E che significa? Boh. Un giocatore con il fiuto dei gol che si spinge in avanti a ogni minima occasione. Magari. Consente un giocatore abilitante intercettazione. Magari. Comportamento difensivo indica la qualità di risposta per un giocatore di difesa. Sì, ok. Il significato aumenta potenza per... ancora. Ovvero tentato posizione. Tiro ascende, consente di effettuare il tiro a rimbalzo in maniera imprevedibile davanti alla al portiere. Magari. Terzino difensivo, ok, questo lo sappiamo, il dribbling, vabbè, chi cazzo sa fare, leader, diventano un'ispirazione per la squadra, riducendo gli effetti della fatica, magari, indica il valore della forma fisica, sì, oh cazzo, non, minchia raga, devo rischiare qua, consente ai giocatori di eseguire la finta doppio passo in velocità, scivolata, migliore proprietà del giocatore scivolata, riserva di migliore, basta, raga, dai, ma che cazzo facciamo, non giochiamo più, ma giochiamo, tanto, devo gastimare. Mi serve, vogliono così oggi, ennesimo partito fuori casa, poi non devo dire che io gioco fuori casa sempre, no, non lo dire Nico, ma non lo dire, non lo dire Nico, non lo dire. Oh, finalmente lo zio è aumentato.
Vediamo un po'. GGT Galaxy Go. Vabbè. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. San Siro, come no? Scusa, è il faro che gli ha fatto. Come no, scusami. Boot. E la da lui. Boot la da lui. No, vabbè, non ci credo. Oh, vabbè, ma tretta, ma che cazzo, prete. Madonna. Non mi sta andare. La toglie dalla porta. Cross di Maradona. Tenta di allontanare il pallone. Come ha fatto a pigliare? È questo. Gnabry si spinge avanti sulla destra. Vabbè. Rimessa laterale. Ma perché sono libri questi? Come cazzo si fa a stare sempre libri? Oh! Gioca una palla lunga. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Vediamo se può capitalizzare. Prova a darla profonda nello spazio. Ecco l'opportunità per Maradona. In grande questa parata. È ben posizionato. No, vabbè. Abbiamo capito come va a finire sta partita, raga. Abbiamo capito. Abbiamo capito come va a finire sta partita. Minchia delitto. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Obega. Ma e trova bene il compagno. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Ma è meglio che andava fuori, cioè. No, no, ma si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione dall'altro lato. Questo non fischia un cazzo a me, raga. Mi sta facendo falli a gogo e non fischia niente. Tu sei falloso, veramente. Ma che culo di merda però, oh, Vaniu, Continua l'azione, la riconquista. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Filtra la palla in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Pallone in aria. Madonna, se la prendeva. Allontana il pericolo. Bel tocco in avanti.
capisce tutto, interviene con sicurezza. Gnabry. C'è un bel pallone in profondità. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Cerca aiuto nella zona laterale. Sceglie di andare per vie verticali. Cross di Pavard. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Diaby. Sì, vabbè. Ciao. Molto meno discutibile. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Guiri. C'è la palla filtrante. Deve solo di Guti. E vai a cacare, ma sei un culo di merda, sei Sei un culo di merda, sei cazzarola, oh. Rodri. Errore qui, pallone sprecato. Guiri. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Che primo tempo hai visto, Luca? Hanno basato il loro attacco sui traversoni per rifornire la loro linea offensiva. Ma bisognerebbe anche costruire azioni più concrete per dare meno punti di riferimento alla difesa. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. Che così il risultato si sblocchi. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi, siamo già nel secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Riceve palla da dietro. Guti. Vabbè. Provano a partire in velocità. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Ci prova con un pallone profondo, un contrasto di cui avevano bisogno, ne sono usciti indenni. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Prova a darla profonda nello spazio, mette la palla dentro. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Non penso avesse esattamente questa giocata in mente, Fabio. Ma che culo di merda, oh. Tocco morbido. Ma che culo di merda, oh. Decide di sfruttare la fascia. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. L'affluenza di quest'oggi è di Hernandez. Ecco. Prova a giocare nello spazio, ma non riesce. Il Milan recupera la palla e si prepara a reimpostare. Tonali. Il Milan calcio. Ma vai a cacare, va, ma tu guarda un po', manio. Sostituzione per il Milan. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Lasciano il campo per il numero 18. Il numero
interessante in verticale. Niente, la corsa. La gioca in mezzo. Mato. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Decide di allontanare. Che cazzo di culo è questo? Bravo. Meno male. Che culo di merda, il gol della merda, raga, ma vaffanculo, ma vaffanculo, non è giusto, non è giusto, non ho fatto un cazzo. Ci va a fermo, via. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Giro, raga, come fa Giro a correre in questo modo? E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ottimo scatto sulla fascia. Dai, raga, dai, è un novantenne, raga, è un novantenne. Stanno cercando chiaramente di farne un altro con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Vabbè. Così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Ambrosini. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Rummenig prova a darla profonda nello spazio. Prova a giocarla in avanti, non si è capito con il compagno qui. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Oh, il pallone spinge! La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. E sarà rimessa con le mani. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. E perché gliel'ha data a lui? Perché gliel'ha data a lui? Ma perché? Forse nella ripresa hanno un calo fisico e gli avversari sono stati bravi e spesi.